C'è solo il positivo su Facebook o ci sono anche su questo nuovo strumento di comunicazione attraverso internet anche i rischi che ci sono già da tempo e conosciuti su tutta, su tutta la rete? Ecco, lo voglio chiedere al prossimo ospite che è uno psichiatra e psicoterapeuta e si chiama Tonino Cantelmi. Grazie. Tonino Cantelmi, tra l'altro, è anche un amico di Formato Famiglia, è stato qui con noi diverse volte. Allora, è tutto positivo su Facebook secondo lei o c'è qualche rischio? Beh, gli psichiatri sono sempre un po' critici, se no non faremo gli psichiatri, insomma. Comunque, bisogna pure guadagnarsi la pagnotta. Una delle cose interessanti di Facebook è il ritorno degli ex. Dovete pure ammettere che c'è una caccia da parte degli ex con gli ex, insomma, che creano un po' i problemi. Una giornalista mi ha intervistato recentemente sul problema suo personale, per il quale l'ex dopo 16 anni si è rifatto vivo e il suo compagno, marito, eccetera, insomma, ha avuto a che ridire. Facebook, è curioso questo aspetto, persone scomparse dalla nostra vita che poi in qualche modo andiamo a ricercare. Mi chiedo sempre che significa avere 250 figurine che rappresentano i nostri amici, che vuol dire amicizia, cioè mi sembra che questa sia un'amicizia molto banalizzata in qualche modo. E poi c'è su Facebook l'uso intelligente, lui diceva del lavoro, è verissimo, la pubblicità, la politica, gli sfruttatori di Facebook. Ma anche di sociale, Facebook, ci insomma, sono anche iniziative. Questo è normale. E poi dal mio punto di vista c'è una popolazione di utenti di Facebook, piccola, grande, questo non lo so, perché poi che io ho definito, suscitando, scusate la parola, un po' di reazioni sfigati. Cioè sono quelli che nella vita di tutti i giorni, poveracci, non si rifila nessuno, tu su Facebook metti il tuo profilo, dici chi sei, un po' di narcisismo in questo c'è, di dire chi sei, e pensi che tutti lì debbano essere interessati a te. Questo è un pochino il narcisismo di molti che vanno in Facebook. E poi c'è anche un altro gruppo, quelli dei curiosoni, quelli che vanno a cercare. Facebook è una sorta di buco della serratura da cui un sacco di gente va a guardare di tutto e di più. Esatto. Quando vediamo oggi che, ma fammi vedere, ma c'è pure Costanzo, dico per dire, c'è pure quest'altro su Facebook, che dice, com'è la situazione? Ecco, mi sembra che, come dire, Facebook rappresenti un punto centrale, cioè il fatto che oggi è sempre più difficile entrare in relazioni autentiche, esatto, e Facebook esatto. È una via breve per la relazione. Infatti quello che io mi chiedo e le chiedo, Cantelmi, abbiamo sentito da Valentina milioni di utenti in giro per il mondo, milioni che però ognuno sta a casa sua, non è questo un autoisolamento o no? Cioè, almeno il rischio di un autoisolamento. Direi che oggi assistiamo a un fenomeno che è quello della liquidità delle relazioni, cioè le relazioni sono liquide, ogni giorno assumono una forma diversa. Non c'è stabilità nelle relazioni, abbiamo molta paura di incontrare un'altra persona, molta paura di metterci in discussione, molta paura di guardarci negli occhi. Facebook, come tutta la tecnomediazione della relazione, ci offre una via breve, cioè abbiamo, come dire, la possibilità di entrare in relazione senza apparentemente metterci troppo in gioco. In realtà non è così, però di fatto, così che io ho 154 amici, penso a un mio paziente, su Facebook, e francamente una vita un po' schifosetta. Secondo lei quindi viene meno in questa comunicazione, al di là di Facebook, di tutti questi strumenti comunicativi attraverso internet, la sincerità? No, non è questo il punto, perché non è che siamo sinceri nelle nostre relazioni con gli altri anche realmente. Quello che viene meno è, come dire, la complessità della relazione, cioè io per entrare in relazione con una persona, per amarla, per esserci amico, ecco, devo accettare il confronto, anche la delusione, anche il conflitto. Facebook, ma tutta la tecnomediazione è una via breve, cioè come dire, dico di me quello che mi pare, ascolto dell'altro quello che mi pare, e in questo incontro non c'è il vissuto, non c'è il vissuto, e quindi un abbraccio, e non c'è la possibilità di vedere poi la coerenza tra quello che si dice e poi quello che si dimostra negli affetti di amicizia anche, no? Corrisponde pienamente al bisogno di liquidità della relazione che c'è oggi. L'ultima domanda e poi un'ultima curiosità sui rischi, no? Abbiamo sentito qualcuno qualche ora, qualcun altro diverse mentono, ore. Mentono, sapendo di mentire. Nel senso, non chiedo a Mark quante ore fa, perché secondo me dorme pure con la testa vicino a Facebook. I social network ti consente di essere sempre, costantemente in relazione con il tuo gruppo o l'idea del tuo gruppo. Cioè, come dire, lei quando lavora, è vero che lavora e fa altre cose, ma siccome hanno sviluppato un cervello multitasking, cioè che fanno più cose insieme, continuamente l'occhietto va su Facebook per vedere se qualcuno mi ha cercato, se qualcuno. Quindi di fatto dura 24 ore su 24, cioè, come dire, in realtà mentono, che poi concretamente siano meno, ma in realtà la concentrazione su Facebook è costante, certo, se uno vive davvero Facebook. Se no certo che tra i sogni possibili da fare, sognarsi Facebook è veramente triste. No, ma sognarsi triste, il computer no?
è frequente. Si sogna pure Facebook. Ma insomma, immaginiamo Chiara, lei lavora tutto il giorno al computer, se ne ha detta stampa, tutto il giorno al computer, torna a casa per rilassarsi e fa va sul computer con Facebook. No. Quando va a dormire. No, a casa non l'accendo mai. Quando va a dormire, o dopo cena, e quando va a dormire sogna al computer. Sì. Va bene. E un altro fenomeno del web meno recente che attira milioni di persone nel mondo è YouTube, una sorta di catalogo multimediale di video dove ciascuno può inserire un video professionale o anche un video amatoriale che poi si possono vedere e rivedere in ogni momento, vero Valentina? Tu quanti video tu hai messo su YouTube? Scoop? In realtà ci sono due video ci sono, però ecco, lavorativi. Dopo sono curioso di andare a vedere. Interviste varie. Comunque, parliamo di fenomeno YouTube, un fenomeno abbastanza recente, è del 2005, nasce nel febbraio del 2005 e è importante sapere che dopo altri siti come Google, Messenger e Yahoo risulta essere quello più visitato al mondo. Ben 100 milioni sono i video che si possono visionare e ogni 24 ore vengono scaricati 65.000 nuovi filmati. Tutto questo porta i visitatori ogni mese al numero di 20 milioni, che sono veramente tantissimi. E tra l'altro è soltanto dal 19 giugno del 2007 che questo sito è stato tradotto in diverse lingue, tra cui anche l'italiano. Quindi in realtà ci si andava anche senza sapere quello che si andava a vedere con un'altra lingua. Questo dà un po' la misura del fenomeno. Milioni e milioni, peccato non siano euro. Ma vediamo, vediamo subito due video tratti da YouTube. Il primo di un genio del calcio. Il secondo è un video molto molto originale. Vediamo. Allora, abbiamo sentito prima dalla nostra Valentina che YouTube è nato, hai detto recentemente, 3 anni in realtà nell'era di internet, cioè è quasi un secolo direi, tanto è vero che su YouTube si è scritto tantissimo, si sono scritti tanti libri, ecco uno ce l'ho qui con me, YouTube la storia, e l'autore è Glauco Benigni, che è anche un giornalista che ha una carriera alle spalle per più di 30 anni. Noi abbiamo qui l'autore appunto di questo libro che è Glauco Benigni. Salve. Benvenuto. Prego, si accomodi. Allora, cominciamo anche qui dal principio, Benigni. Perché YouTube riscuote tantissimo successo? Perché? Perché YouTube è un medium senza filtro che ha fornito un'opportunità. Io purtroppo devo contestare alcuni numeri che ho sentito, nel senso che la comunità di YouTube ammonta oramai a 350 milioni di euro. E sono ancora più alti i numeri? Molti, soltanto che i dati che circolano sono quelli vecchi della Hitwise, che è una società. Quindi noi siamo stati corretti. Voi avete avuto accesso al dato che circola, diciamo, però ci sono molti di più. E i numeri dei video anche presenti sono, si arriva a 400-500 milioni di video oramai, perché il caricamento a 65.000 al giorno è continuo, nel senso che arrivano e si fermano nella grande memoria, per cui se facciamo due numeri già vediamo che siamo arrivati a quella cosa là. E YouTube è molto diverso da